questo nuovissimo video. Oggi vi mostro un po' di cose così a caso che ho acquistato ultimamente. Innanzitutto, scusate per il rumore, ma stanno facendo dei lavori e purtroppo non posso farci niente. E quindi adesso iniziamo subito con la prima cosa che vi mostro, che è questo peluche a gattino. Praticamente è una palletta molto molto carina e si chiama Killy e praticamente sono quei pupazzi Slow Rising. Allora, profuma, sembra di uva, quindi ha un profumo molto dolce e buono, gradevole. E adesso vi mostro quanto è Slow Rising. Non è molto, ma guardate quanto è. Cioè, è veramente rilassante. Moltissimo. È molto molto bello. Volevo andarne a comprare un altro perché c'erano diversi animali tra drago, maialino, cagnolino, altri tipi, ma sono finiti, purtroppo sono finiti. E questo l'ho pagato intorno ai 7 euro, quindi ci sta comunque. Molto carino. Molto molto carino. È tutto sbrilluccicoso, gli occhietti e il nasino e le orecchiette. E niente, questo è uno. Poi ho acquistato questo, che è praticamente una specie di portachiavi dei Minions, Minions Dracula, che è fatto benissimo, originale Minions, ed è meraviglioso, 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 è tutto in gomma dura. Poi mi hanno regalato questo, che è della Playmobil, questo qui, il tizio che va in moto con il cavalletto che si può aprire e chiudere, con le ruote che girano veramente. Poi è fatto molto bene in tutti i particolari. La Playmobil è la migliore, non c'è niente da fare. Poi c'è il casco che si può togliere, ecco qui, e ha il cambio del cappellino, volendo si può mettere il cappellino, ecco qui, oppure il casco, e ha anche la visiera, così, molto molto carina. E poi c'è tutti i particolari, vedete la molla, insomma tutto proprio come una vera moto da cross, ed è bellissima, adoro follemente, perché i Playmobil sono fatti veramente bene in tutti i minimi particolari. E per finire ho preso un gashapon e all'interno c'era questo maialino fucsia con questo slime super schifosino, viscidosissimo, che praticamente va messo all'interno della bocca del maialino. Adesso vi mostro come. Ecco qui. Allora, ho messo all'interno, forza forza, ok, forza forza. E questo l'ho pagato 1 euro, quindi niente di particolare, insomma. E vabbè, adesso c'è un po' di slime sparso da tutte le parti intorno, ma la funzione generale di questo maialino è questa, ok? Praticamente, a parte che c'è un orecchio indietro,
in un avanti, ma vabbè. E questa è che schifo, ho vomitato, guardate. Fa proprio impressione, ma questo è il gioco, diciamo. Quindi adesso rimettiamolo dentro lo slime, così è a posto. E poi vi mostro un'ultima cosa che ho trovato stamattina per terra mentre tornavo a casa. Ok, rimettiamolo qua dentro. Ops. Che è questo. Adesso ve lo mostro subito. Eccolo qui. Che è questo panino, hamburger, che probabilmente si è staccato da un portachiavi a qualcuno, ma è molto carino e l'ho voluto prendere, quindi ci metto anche questo nell'insieme delle cose. E niente, questo era un video un po' random dove ho raccimolato un po' di cose e l'ho messo tutto insieme. Fatemi sapere se questa tipologia vi piace di video. Secondo me è molto carina. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se è così lasciate tanti like e iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. E mi raccomando, fate iscrivere tanti vostri amici al mio canale perché al raggiungimento di 500 iscritti farò un super giveaway. Quindi affrettatevi perché sarà una bomba. E mi raccomando di attivare la campanella qua sotto per avere sempre la notifica di ogni mio caricamento del video. E niente, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!